Yu-Gi-Oh a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi voglio andare a vedere insieme a voi quelli che sono stati i nuovi spoiler riguardanti l'OTS18, che se non erro dovrebbe uscire il 24 febbraio. Detto questo, io andrei subito a vederla perché hanno annunciato qualche carta molto simpatica. Premetto, non è il miglior OTS della storia in merito a Ultimate, però diciamo che tutto il resto è accettabile. Detto questo, andiamo a vedere le tre Ultimate. Allora, abbiamo Ecclesia, Zeus e Fusione Destino. Quest'ultima era già stata spoilerata, motivo per cui nessuno credeva che la carta venisse toccata adesso. E invece ce la dobbiamo su cara 2 con, guardate un po', un prezzo dimezzato. Staremo a vedere il prezzo di questa Ultimate, ma considerando che non è una staple come Droplet o Imperma, secondo me si aggirerà sui 80-90 euro. Nel senso, almeno io che gioco Destiny Fusion o Enforcer, più di 80-90 non la pagherei. Perché nel momento in cui non si giocherà più Enforcer, risulteranno totalmente inutili. Cosa che non potrebbe mai accadere per Impermanence o Droplet. Fossi stata la Konami, io qua una bella Ash Ultimate ce l'avrei buttata. Secondo me non la fanno, perché già la comune ha un prezzo che non c'ha senso, ma immagino una possibile stampa Ultimate. Cioè, quanto la vuoi far pagare? 200-250 CAD? Ma vabbè, andiamo avanti. Allora, abbiamo Zeus. Secondo me ci sta. Diciamo che tra le tre è quella più appetibile, nel senso, è quella che a mio parere risulta la più interessante. Diciamo che non ce n'era bisogno, però sicuramente migliora la situazione, perché se avessero messo qualcosa di ancora più scadente, cioè era un pack totalmente da buttare. Diciamo che Zeus se la sono giocati un po' come la staple del pacchetto. E credo si aggirerà sugli 80-100 euro, non di più. Considerate che il Link BLS, che c'ha praticamente la stampa da pack Ghost e Ultimate, attualmente si aggira sui 55 euro. Più o meno. Lui ovviamente è più forte, però adesso farlo pagare più di 100 euro sarebbe un furto. E per concludere abbiamo Ecclesia, quella sbagliata, non quella da Vode. Konami, ne avevamo veramente bisogno nel 2022? No, nel senso, questa era una carta che dovevi far uscire negli OTS 16, dove c'era Droplet. Questo è il genere di carta che quando la sbusti te cascano i coglioni e li vedi rotolare per terra. Sicuramente è meglio di Firewall e di Utopia, però sicuramente non sono qui che stappo lo champagne. Poi tra le super abbiamo Dasher, ottima scelta perché diciamo aveva solo le stampe vecchie e attualmente, visto che si gioca con Enforcer e Destiny Fusion, era la scelta giusta. Sinceramente però non me l'aspettavo qua, ma l'avrei vista bene in Ghost from the Past Ultra, ma vediamo cosa hanno messo lì. Poi abbiamo il Baby Dinosauro Super per Dino e Okram. Ho visto la chat sul gruppo, ci aveva tutte e due le mani sul suo enorme cazzo che si stava facendo una sega. Vediamo se avrà l'ardire di comprarli. Poi abbiamo Cavaliere Kagemusha, reprint a mio parere totalmente inutile visto che è stata reprintata nella Gold, quindi va bene. Ottima la reprint poi di Contatto C, perché attualmente, se non ricordo male, comune e raro, in playset sta sopra l'euro l'uno, e quindi approvato. Poi abbiamo il collezionista di segnalini, anche questo ottima visto che si gioca contro Brief Token, e super non esiste, esiste solo raro, comune e ultra se non sbaglio. Prossima carta abbiamo Erculeo, carta così, nel senso, la Konami senza motivo ama mettere mostri normali all'interno degli OTS. Va bene, ma questa già aveva una stampa, se non sbaglio, in predoni metallici. Quindi, visto che esistono tante carte che non sono ancora state stampate da noi, perché non ci metti quelle? Che poi, sul lungo periodo, salgono anche molto di prezzo. Io qualcosa c'ho. Come prossima carta abbiamo la Spada Infranta. Anche questa poco rilevante, in quanto è uscita anche questa dalla Gold. Sì, ok, bella super, però si poteva utilizzare meglio lo slot. Abbiamo poi Pico Falena Insector. Ok, abbiamo stampato tutto Insector in Grand Creator. Bene, mettiamo il Link dentro gli OTS. Frega poco, perché tanto stava a 2 centesimi prima e lo starà pure adesso. E per concludere con le super abbiamo Monaco del Teni. Onesta, ci sta. Va bene. Passando adesso alle comuni abbiamo Manju. Buono, perché comunque sia la super che la rara, che la comune, costavano. Che poi costare nel senso più ampio del termine, perché minimo un playset lo vai a pagare 5 euro. Poi abbiamo un po' di roba Nordic, di cui non leggerò il nome perché lo sbaglierò sicuramente. Scelta a mio parere azzeccata, visto che in Battle of Chaos sono usciti dei supporti, quindi anche se il mazzo fa schifo,
secondo me la roba necessitava di avere una stampa recente, anche se comunque di base non stanno a niente. Abbiamo poi i Cavalieri Fantasma Stivali Silenti. Questa diciamo che ci sta, perché non ricordo se è stata stampata in questa Gold o nella vecchia, però alla fine è come la fusione prima, è roba che si gioca in pick up a Brave Token. Meglio averci una stampa di più che una stampa di meno. Guardate un po', abbiamo anche Celestial. Cioè, diciamo che se vi va a culo e avete un Enforcer, con due pacchetti riuscite a farvi tutto il set che vi serve per evocarlo. Vabbè, non succederà mai, però comunque ci si può sperare. Vabbè, allora, cazzata a parte, comunque Celestial aveva due stampe, una Ultra e una Secret. Allora, la Secret costa, l'Ultra no, però nel senso è roba che è stata stampata 2 anni fa, se non sbaglio. Quindi ci sta buttarla comune qua dentro, visto che poi è ristampato tutto. Come prossime carte abbiamo roba vampiro, il famiglio e il servitore, che vabbè, ok. Ma la butto lì, forse sono state ristampate perché adesso escono i nuovi supporti zombie? La butto lì, prendete l'informazione molto con le pinze. Poi abbiamo incantesimo talismandra e incantesimo più matita. Nel senso, i rituali piacciono, adesso è uscito il rituale mago nero che è molto forte. Boh, sarà per quello. Ma vabbè, non è che mi interessi più di tanto. Poi abbiamo Angelo dei Dispetti Fantasma Trucco, che ok, non ci serviva, però va bene. Stessa cosa Gulveig, non è che sia la carta che aspettavo. Poi Circolo Magico Nero, sicuramente presente qua dentro, perché vabbè, in Battle of Chaos escono tutti i supporti buoni Dark Magician, quindi l'hanno voluta reprintare. E per ultimo abbiamo Rottura Fantasma Trucco. Ok, stessa cosa di prima, cioè non me ne frega un cazzo. Detto questo, se devo dare una valutazione al prodotto, diciamo che le Ultimate, tranne Zeus, sono un no. Nel senso, Destiny Fusion ed Ecclesia non servivano. A questo punto, se proprio ci volevi buttare dentro qualcosa di Hero, buttaci Enforcer. Mentre per quanto riguarda super e comuni, diciamo che roba interessante ce n'è, dalla Token Collector al Celestial. Detto questo, vi ringrazio per la visione del video. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione trovate tutti i miei social, tra cui Instagram e il link di Twitch, dove tutte le sere mi trovate a streamare. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!